Sì. Oggi si riuniscono a Roma le forze che credono nell'Europa, da quando esistono, e che vogliono un rinnovamento, una rifondazione dell'Europa, perché un paese come il nostro senza Europa conta poco nel mondo e non potrà farsi ascoltare. Ci troviamo nel Tempio di Adriano. Adriano inizia il suo mandato imperiale esattamente 1900 anni fa, nel 117 d.C. Realizza il vallo di Adriano in Britannia per separare Roma dai futuri rischi delle, virgolette, invasioni barbariche. Noi non intendiamo la Brexit come un nuovo vallo di Adriano. Noi siamo partiti in Europa dalla posizione di minoranze estreme pro-europee, che in maniera sbalorditivamente visionaria hanno iniziato il loro percorso durante le dittature. È tempo, forse, mi chiedo, che una minoranza pro-europea, una nuova minoranza pro-europea, crei le condizioni per tornare ad avere una larga maggioranza di popolo europeo che si riconosca nella indispensabilità dell'integrazione nel mondo che rischia di esplodere, come ci siamo detti? Io penso che sì. Dobbiamo avere il coraggio di scommettere su un'Europa che rinasce anziché voltarle le spalle, perché altrimenti è la storia che ci volta le spalle.